Buonasera, benvenuti a questa nuova visita guidata online. Oggi ad accompagnarvi sarà la voce di Enrico e lo sguardo di Michela alla videocamera. Siamo mediatori d'arte, siamo le persone del Dipartimento Educazione sempre presenti in sala per aiutare il visitatore che voglia connettersi con il contenuto dell'opera o di tutto il progetto espositivo. E così sarà anche questa sera. L'appuntamento durerà più o meno una cinquantina di minuti. Non potremo vedere tutto, ancora nulla può sostituire la visita di persona, un'opera anche vista nello spazio che la ospita. Però nell'attesa di potervi accogliere di nuovo il prima possibile, ecco, questi appuntamenti sono la volontà del Dipartimento di mantenere una porta aperta. Sono concepiti per un pubblico generico. Ma se ci fosse tra di voi qualcuno che ha delle esigenze di approfondimenti specifici, penso a studenti, professori, ma ovviamente non solo, ecco, potete scrivere al nostro dipartimento, all'indirizzo che ora chiedo di far comparire più o meno in questa zona dello schermo, dovreste poterlo leggere edu@fondazionemerz.org. Direi che per iniziare va bene così, siamo pronti per entrare nella sala espositiva. Prego. Ci troviamo in uno spazio speciale. Siamo in un'architettura del 1936, la ex centrale termica delle officine Lancia che sorgevano qua, in Borgo San Paolo. A lungo abbandonata, fu scelta da Mario Merz come sede della sua fondazione. Il nome di Mario Merz forse vi è noto perché era artista legato al movimento dell'opera qua a Torino e connesso a due importanti opere, la serie di Fibonacci sulla Mole Antonelliana, o una grande fontana che sorge non distante dalla fondazione, in quel punto della città dove inizia il boulevard denominato Spina. Mario muore nel 2003, quando il cantiere per recuperare l'edificio era da poco iniziato. La fondazione infatti apre solo nel 2005. Una delle volontà della fondazione è quella di mantenere vivo il pensiero di Mario, sempre in dialogo con il contemporaneo, per cui se ci venite a trovare troverete sempre progetti che cambiano ogni 3 o 4 mesi, dedicati ad artisti viventi che però devono dialogare con il pensiero di o l'opera di Mario o di Marisa Merz, moglie di Mario e recentemente scomparsa anch'essa artista. E i progetti sono come voi vedete adesso, c'è cioè un paesaggio dove le opere, gli oggetti dialogano tra di loro. Così è anche Push the Limits, il progetto curato da Beatrice Merz e Claudia Gioia per questi spazi, quello che adesso noi vedremo. Durante la visita, di solito, sareste voi a poter connettere le opere assieme, trovare quei punti dove si incontrano, dove si confondono, magari si mescolano, oppure dove si separano, distanziandosi, differenziandosi. Ovviamente stasera le scelte saranno le nostre, mie e di Michela, però abbiamo la possibilità di rendere la cosa un pochino più interattiva, perché se vi siete connessi a YouTube con il vostro account, potete usare lo strumento chat. Quindi ponete domande. Condividiamo opinioni, pareri, insomma, cerchiamo di fare la cosa più dialogica possibile. Vi daremo nei prossimi minuti un'idea di come, per esempio, le opere possono essere assieme. Come chiave di lettura mi ispiro a una frase delle curatrici che è anche un importantissimo pensiero di Mario Merz, che l'arte è un luogo dove possiamo far fiorire il dubbio, spostare l'asse del pensiero, dilatare la coscienza, vestirci di abitudini, consuetudini mentali che magari diamo per scontate. Ecco, di questo spazio ci parlano le prime 3 opere di cui voglio parlarvi. Allora, sfrutto il fatto che adesso siete freschi, perché voglio partire spingendo un po' sull'acceleratore. Le prime 3 opere richiederanno tanto, tanto impegno. Ci parlano di questo spazio dell'arte, ci parlano di soggettività e di un aspetto molto partecipativo da parte del pubblico. Iniziamo con quella che abbiamo appena visto, in parte, la guardiamo adesso meglio.
Caterina Grosse, artista tedesca, 1961. Cosa ci fa vedere? È a tutti i sensi una tela dipinta, una tela con colore acrilico solo da un lato, noi siamo passati dal retro, ma non posso certo chiamarla un quadro, è monumentale, è drappeggiata come una scenografia, posso per esempio riconoscere un sipario oppure quelle tende che scostate c'erano il paesaggio. È una installazione, questo termine tipico dell'arte contemporanea, per identificare quelle opere che non sono propriamente una scultura, non sono propriamente una pittura, però stringono con lo spazio in cui sorgono un rapporto strettissimo. E questo aspetto partecipativo e soggettivo di cui accennavo, beh, lo stiamo in parte vivendo e l'avete appena fatto un attimo fa, no? Ve l'abbiamo fatto fare un attimo fa, voi siete entrati nel dipinto, ma non per modo di dire sono entrato nel dipinto, cioè, ci siete passati dentro fisicamente, avete colore sotto i piedi, avete colore sopra la testa, tutto intorno a voi, e avete dovuto compiere un gesto volontario di attraversamento della tela, di penetrazione e attraversamento, e avete visto me farlo, tra l'altro. Quindi questo è un esempio di come un'installazione, per essere attivata, ha bisogno della partecipazione del pubblico. Questo lavoro lavora con voi e chiama in causa innanzitutto la vostra soggettività, ma esprime anche la soggettività dell'artista. E come possiamo saperlo? Beh, innanzitutto dobbiamo ascoltare le parole dell'artista, leggere le sue interviste o ascoltare le sue interviste. Per esempio, Caterina Grosse, quando descrive il momento in cui inizia a dipingere, ne parla come di un momento molto intuitivo. Dice addirittura, è come quando voglio entrare in una stanza, entro in quella stanza, mi sono dimenticata di quello che dovevo fare. Però in quel momento ho una intuizione, un'epifania, e sente l'esigenza di esprimerla immediatamente. Ed usa la spray gun, non pennelli. A differenza di altri metodi per stendere il colore, l'uso della spray gun mi permette di ottenere immediatamente una nuvola di colore puro, molto grossa. Non devo ritornarci sopra, il gesto non è ripetitivo, è anche un gesto molto poco controllabile rispetto ad un pennello, per esempio. Però molto in fretta copro superfici enormi. A Caterina Grosse d'abitudine allaga lo spazio con cui lavora, colora le architetture, cancella la differenza tra parete, tra soffitto, tra pavimento, tra architettura e oggetti, inserisce all'interno addirittura sue volumi, plastici, sue sculture, chiamiamole, che allaga tutto di colore, poi pittura anche l'esterno, il pavimento, il terreno circostante, gli alberi. Usa però sempre il bianco, guardate, e lo usa come una pausa, come una cesura. Il bianco che mette un attimo in pausa, scioglie la continuità cromatica, strappa talvolta il tessuto del colore. Ma l'uso della tela, così, di una tela di questo tipo, nel suo lavoro è relativamente recente, perché nel 2018 si è chiamata a intervenire in Australia, ma l'architettura che la ospitava era un'architettura storica e protetta dai suoi interventi così diretti. Allora lei decide di, all'interno, appendere al soffitto grandi tele bianche che lasciò allargare a terra, ne studiò le piegature, i nodi, gli attorcimenti, fece il suo intervento pittorico ed ecco che reinstallandole e risvolgendole apparirono le cesure bianche, le sovrapposizioni di tinta, alcune colature di colore che erano ovviamente imprevedibili. Nacque l'opera The Horse Trotted Another Couple of Meters and Then Stopped. Il cavallo trotterellò ancora un paio di metri e si fermò. È ovvio che il titolo non ha un rapporto didascalico con quello che vediamo. Siamo nell'ambito dell'astrattismo, per quel discorso di intuizione, di evocazione che vi stavo accennando. Per noi è espressamente riadattata per questa mostra The Horse Trotted a Little Bit Further, una membrana non impermeabile che voi volontariamente dovete attraversare per entrare nello spazio dell'arte. Ora, molti di questi pensieri ci tornano utili anche per la seconda artista, Rosalia, origini italiane, 172. Nella sua ricerca si ispira a tante cose, alla scienza, alla storia, all'archeologia,
alla letteratura, scrive anche testi, e soprattutto al cinema, a ciò che permette la proiezione del prodotto, la macchina, diciamo così, del cinema. Noi vediamo uno dei suoi schermi. Vengono chiamati schermi queste sue installazioni di feltro dove il testo è inciso internamente, di solito sono esposte verticali, poco discoste dalla parete, c'è un faro frontale che illumina lo schermo e quindi proietta sulla parete retrostante l'ombra e noi possiamo anche leggere il testo. Ora guardate cosa questa piccola rilocazione, quanto cambia. Lo schermo da verticale diventa orizzontale e si adagia sul pavimento. Il riflettore frontale c'è, è lì, in alto, forse adesso riuscite anche a vederlo. Con la sua luce calda, è un faro a luce calda, ci arriviamo. Dov'è questo faro? Eccolo, si vede, sì, esattamente in centro. Con la sua luce calda, vedete ci sono i nostri tre faretti e poi più in alto un faro diverso. Con quella luce calda sta inondando le lettere, riempiendole di giallo. Forse riuscite a vederlo anche dallo schermo abbastanza bene, però rende il testo molto difficile da leggere. Allora, come facciamo a risolvere questo problema? Potremmo pensare di camminarci sopra. Con i tappeti, con un mosaico lo faremmo, con un pavimento istoriato lo faremmo. Chiedo al personale di sala, perché non prendo iniziative, chiedo al personale di sala, ma posso salirci sopra per leggere? Il personale di sala vi dice no, è importante che voi non ci saliate sopra. E non ho tante alternative, se non quelle di girarci attorno. Ed ecco che l'opera adesso si attiva. Forse, anche di nuovo qui, potete vederlo molto molto bene, soprattutto guardandolo a colpo d'occhio, senza concentrarci troppo sulle parole incise, io vedo lettere che emergono, che riemergono, che si affondano, che scompaiono, che dissolvono. C'è un effetto molto vivace, storico, movimentato, da onda. The Seasick Passenger, il titolo dell'opera, e lo vedo anche scritto in alto a sinistra, dove inizierei a leggere il testo. Posso addirittura guardare il testo, leggere le prime righe, provare a leggerlo tutto girandoci attorno. Non è facile, ma è possibile. E non è un'insalata di parole, è effettivamente un testo. Lo guardo a colpo d'occhio, è tutto ben allineato, non c'è un cambio di interlinea, lo stesso font, non ci sono grassetti, non ci sono maiuscoletti, tutto giustificato per benino, ma una volta che ho finito di leggerlo ho un sacco di domande a cui non ho risposta, perché il testo appare come un monologo molto enigmatico, non una storia con un inizio e una fine. Ovviamente l'aspetto soggettivo e partecipativo del pubblico l'abbiamo appena visto, ma l'aspetto soggettivo dell'artista dobbiamo di nuovo leggere o ascoltare le sue interviste e capiamo perché Rosa Barba ci mostra uno schermo di questo tipo. Lei dice, quando faccio un'opera, cerco sempre quel piccolo spostamento, quel piccolo inciampo, quel gesto che defunzionalizza la cosa, o la proiezione dall'alto, e io non proietto, adagio per terra. Lo schermo è verticale, lo adagio per terra. Per leggere non ti faccio camminare sopra, ci devi girare attorno, anche se tu leggi, qualcosa nella logica non funziona, è più evocativo, è più poetico. Se io faccio così, ottengo uno spazio mentale dove il pubblico è libero di sviluppare pensieri personali. Non siete spettatori più o meno passivi di un prodotto, siete produttori. Lei stessa dice, quando io realizzo un'opera non sto descrivendo, non sto rappresentando, faccio delle scelte estremamente personali, cioè esprimo me stessa in un modo estremamente personale. Ora, questo tema di soggettività, di partecipatività del pubblico e di soggettività dell'artista, con Barbara Kruger, la terza artista di questo gruppo iniziale, subisce, secondo me, un interessantissimo cortocircuito. Barbara Kruger, artista americana del 1945, nata in New Jersey. Si forma come grafica, designer, ha la fortuna di lavorare per un colosso dell'editoria come la Condé Nast, che è a capo della pubblicazione di riviste come Vogue, Vanity Fair, Glamour. Da subito si concentra quindi sulla comunicazione di massa, ma la unisce anche una personale sensibilità per quanto riguarda le battaglie
dei diritti civili. È famosa, ad esempio, per i manifesti degli anni Ottanta, sono manifesti di tipo pubblicitario, con immagini in bianco e nero, con degli slogan scritti da lei, sempre in uno dei due suoi font caratteristici, alle volte ha anche degli interventi in rosso, delle cornici, dei box, delle lettere, famosissimo ad esempio per la sua partecipazione alle proteste pubbliche per l'aborto, il tuo corpo è un campo di battaglia. Nel corso degli anni però le immagini piano piano hanno perso di importanza, mentre invece gli slogan si sono allargati a livello praticamente architettonico, riempiendo tutte le stanze. E per la nostra mostra, ecco, pensa a me, pensando a te, installato specificamente per questa parte, 20 metri per 10. Lo slogan è stato già usato da Barbara Kruger, ma qui per una mostra in Italia e in italiano. È uno slogan seducente, è uno slogan imperativo in una installazione monumentale. Tra l'altro è molto asciutta, in bianco e nero, con giusto giusto questa sfumatura che rende le lettere tridimensionali un po' difficili da leggere, ma non particolarmente. Barbara Kruger ci chiama direttamente in prima persona. Io, tu, ci coinvolge subito. Vuole che ci fermiamo a riflettere su quelle forme di pensiero che sovente diamo per scontato, che ereditiamo più o meno acriticamente, o che magari ci vengono imposte, a cui ci adattiamo per esprimerci, e che inevitabilmente influiscono sul modo in cui noi interagiamo con la vita di tutti i giorni, con lo spazio, con gli oggetti, con le persone, i consumi, i costumi, anche mentali, il desiderio, il senso di sicurezza, di benessere, il senso di insicurezza, quindi la paura, quindi la violenza. Cosa è normale? Cosa è normato, regolato? Con Barbara Kruger, questo è importante, forse riusciamo a capire che i pensieri che noi sviluppiamo qua, nella sala espositiva, ce li portiamo fuori dalla sala espositiva. Perché l'arte è parte della vita di tutti i giorni e quindi è anche parte della nostra vita civica. Bene. Decompressione, grazie per averci seguiti fino qua. Siamo partiti con dei temi forti. Adesso un attimo di relax. Domande, ricordatevi se potete, se volete, scrivete. Se no io vado avanti. E adesso ci concentriamo con due opere che mi piace mettere assieme per un tema onirico, un'atmosfera sognante. Quindi qua possiamo parlare anche un po' meno, possiamo far vedere molto, godere molto delle immagini. Shirin Neshat, 1957, Iran, trapiantata a New York che non aveva neanche 20 anni. Lei è molto famosa per i ritratti di donne forti che vogliono combattere per affermare una propria autonomia, spesso in contesti di conflitto, magari tra i sessi, o conflitto tra le culture. Ecco, nel 2013 inaugura invece una parentesi più intimista. Con Illusion and Mirrors nasce il primo cortometraggio della futura trilogia delle sognatrici. Dobbiamo aspettare il 2016 per avere gli altri due cortometraggi, Roja e Sara, e qui in esposizione abbiamo Sara. Trilogia delle sognatrici, perché ovviamente le protagoniste sono donne, ben diverse dai ritratti che ci aspetteremmo da Shirin Neshat. Sono tutti e tre cortometraggi in bianco e nero, forse riuscite a vedere anche il tipo di bianco e nero, è molto contrastato, qua è un bosco, poi ecco qua che bellissima immagine, l'estetica dei tre cortometraggi è dichiaratamente un omaggio ai film surrealisti, non c'è una trama, siamo nel non luogo, nel non tempo del sogno, nel non tempo della fiaba. Cosa succede in Sara? Siamo in un bosco allegorico, popolato di figure che Sara in qualche modo evita. C'è un caminetto diroccato, un focolare diroccato, una donna di spalle. Qui vediamo l'elemento maschile, un po' di soldati in marcia. Ci sono capelli per terra che ci ricordano magari le briciole di Hansel e Gretel nel bosco, però sono molto simili tra l'altro anche ai capelli di Sara. Adesso tra poco dovrebbe apparire anche l'elemento femminile in contrasto con quello maschile.
quindi delle donne, un corteo di donne che sembrano venire da o andare verso un rito. Ecco, vedete che Sara evita il contatto diretto con tutte queste figure, fantasmi del suo passato? Non è così scontato poterlo dire, ovviamente. Arriverà poi a uno specchio d'acqua dove vedrà se stessa, non il suo riflesso, il suo doppio, un'altra Sara che galleggia inerte nell'acqua. Se riuscite a vedere, guardate che belle questo bianco e nero. Ci sono veramente le foglie che bruciano di luce. Spero che lo schermo e la connessione ti rendano abbastanza, insomma, l'esperienza. Vi dicevo appunto, nulla può ancora sostituire il poter vedere l'opera qui in sala. Possiamo procedere. Andiamo verso la seconda opera onirica, la bellissima Chiharu Sugiyama, artista giapponese del 1972, molto famosa per le sue reti in filo di cotone. Sono reti a pattern triangolare, qua forse riusciamo a farvi vedere un dettaglio abbastanza netto nelle barche più basse. Queste qua, ecco, come ottiene queste reti per cui è tanto famosa, filo di cotone rosso, nero o bianco solitamente, nodi, chiodini, qua li ha incollate a formare dei veri e propri fogli. Ecco, cosa fa Chiharu Shiota con quelle sue reti? Disegna nello spazio tridimensionalmente oppure intrappola figure estremamente evocative che ci fanno pensare a transizioni, a spostamenti. Sono le barche, quello che vediamo qua, ma anche le scarpe, i vestiti, le valigie, le sedie, qualcosa che è appartenuto a qualcuno o magari sarà destinato ad appartenere a qualcuno. Le lettere, i libri, il pianoforte, una scrivania, la porta ovviamente. Questa installazione del 2017 è stata qua appositamente, specificamente rifatta per accompagnarci nella curva. Sarà molto bello vederla da tutte le varie angolazioni ed immagino che molto facilmente vi vengono alla mente, vi suggerirà delle metafore leggere, vaporose, quella della nuvola, quella del flusso, magari un banco di pesci o quella delle fronde dell'albero, è posta attorno a una colonna. Avrete modo di vederla anche da varie altre angolature più tardi. Siete pronti? Perché vi voglio di nuovo concentrati. Ancora un trio di artiste. Mi piace metterla assieme perché introducono un tema molto particolare, il rapporto del soggetto con la storia. Della prima artista dedico un po' più di tempo alla prima perché è tremenda, quindi vi voglio carichi. Karima Ewing, 1953, americana, Oregon. Persona, afroamericana, donna, artista. Lo specifico, è importante. Karima Ewing, il tema chiave dell'opera di Karima Ewing è costruire la storia, costruire le storie che compongono la storia. Per far questo rappresenta. Usa da sempre, da subito, il mezzo fotografico e video e una tecnica un po' particolare, quella che definirei il tableau vivant, cioè una rimessa in scena corporalmente, fisicamente, teatralmente di un documento, ad esempio una memoria storica o una fotografia, dopodiché li scatta la foto. Non è sempre solo dietro la macchina fotografica, lei inizia rappresentando se stessa e la sua famiglia. Ma è diverso, capite, dal fare l'autobiografia o da fare il documentario, usare il tableau vivant.
Lei è soggetto fotografante e oggetto fotografato e soprattutto c'è un enorme, importantissimo ruolo nel corpo che deve vivere la scena, l'emozione, quella che chiama l'engagement. Questa tecnica la userà, del tableau vivant, la utilizzerà sempre, anche per poi, in futuro, cioè successivamente, nei primi anni, raccontare le storie non più sue e della sua famiglia, ma di altre storie, di altri individui, di altri gruppi sociali, altre famiglie o altri popoli, l'afroamericano, per esempio, ma non solo. Una cosa, come possiamo dire? Ecco, usando questo metodo scopre una cosa. Per esempio, un esempio facciamo le donne. Le donne sono sempre, dice, un passo indietro, nascoste dietro qualcosa, si schermiscono. Non sono mai schiette. E la risposta che si dà è perché ci insegnano, dice, a essere oggetti di desiderio, ci insegnano a presentarci in qualche modo. Quindi la ricerca di Carrie Mewins alla fine si concentra su una domanda molto importante. Il discorso è come impariamo ad essere, come mi hanno insegnato ad essere, come ci hanno insegnato ad essere, come ti hanno insegnato ad essere e come tu stai insegnando ad essere agli altri, come io sto insegnando ad essere agli altri. Costruire la storia attraverso i tableau vivant, farlo col corpo, per lei è fondamentale perché dice io non posso capire le cose soltanto astrattamente su un libro a tavolino, devo avere l'engagement. È il corpo che mi permette di connettere i punti. E quindi la sua arte si risolve come un viaggio attraverso i luoghi, attraverso le storie, attraverso la storia, rappresentando se stessa in relazione a un gruppo sociale, se stessa come essere umano, in inclusione con altri esseri umani. Non a caso, da subito, una delle figure chiave dell'arte di Carrie Mewins è uno psicopompo, una guida. Lei dice una musa e la riconosce come doppio di se stessa. È lei che mi guida attraverso i luoghi, attraverso la storia, attraverso le storie. Nel 2008 si trova ad Atlanta, ad un college. È stata chiamata a spiegare a dei ragazzi cosa. Cosa sono stati i periodi degli anni 60-70, la violenza degli anni 60-70, l'omicidio dei capi di Stato oppure dei grandi leader per i diritti civili? Carrie Mewins aveva 13 anni, era adolescente. Questi ragazzi hanno ricevuto memoria storica, ma non hanno vissuto quella violenza. Nasce il progetto Constructing History. Sono una ventina di fotografie con un video di 24 minuti, ma di solito è esposto in questo modo. Il video di 24 minuti è solo una selezione di foto. Qui ne abbiamo tre, ma esprime molto bene, ci permettono di capire molto bene i diversi livelli con cui questa complicatissima opera è organizzata. Inizio da questa. Un primo tableau vivant. Di tutte le foto, non sono tanti tableau vivant di questo tipo, sono tableau vivant allegorici. Questa è la chiave di tutto il progetto, la classe. Ripresa da dietro, ma guarda davanti, sta riflettendo sul suo futuro, rielaborando, ponderando il passato. Sono vestiti come i Black Panther. Abbiamo simboli più forti, il tempo, lo spazio, la differenza di genere. Però è tutto teatrale: c'è una scenografia, quinte sceniche, farette, benissimo, che è una rappresentazione fittizia, artefatta. Secondo tableau vivant. Nella stessa scenografia della classe ho la ricostruzione di un evento storico. Sono prima dell'omicidio di John Kennedy. Più o meno tutti abbiamo davanti agli occhi le fotografie, o facciamo in fretta a ritrovarle su internet, e smascheriamo subito l'inganno, perché è chiaro che questa limousine non è la limousine presidenziale. È chiaro che non aveva i fiori che la rendono come una bara. Probabilmente è un'evocazione dei bouquet che riceveva Jacqueline di rose gialle e un bouquet di rose rosse, i cui petali furono trovati poi mischiati al sangue. Jacqueline non aveva certamente gli occhiali, aveva il cappellino. C'erano naturalmente
a parte che c'erano davanti altri due posti per il governatore del Texas e sua moglie, ma c'erano poi gli autisti. Questa stessa foto nel video è presente ed è modificata, perché qui è poi posto un autista ed è una donna di colore. Terzo livello, il tableau vivant, invece più documentario. Questa pare una foto di un documentario. È la cattura di Angela Davis. Di nuovo, tutti possono facilmente trovare le fotografie e si rendono conto che questa foto è una ricostruzione non didascalica. Evoca, rievoca molte foto, tra l'altro, almeno due della cattura di Angela Davis. E molto probabilmente riconosciamo Karima Wynn come soggetto della foto. Capite come rappresentare se stessa in relazione a un gruppo sociale, se stessa in relazione al mondo, in questa visione esistenziale veramente dell'arte, che è un modo di esprimere una qualcosa di estremamente umano, la connessione, l'inclusione umana. Nel video tutti questi elementi, l'elemento allegorico, il tableau vivant più teatrale, il tableau vivant più documentaristico, sono mescolati a veri estratti di documentari, perché l'opera è nata nel 2008, dopo che Barack Obama aveva vinto contro Hillary Clinton. Infatti i documentari non si concentrano soltanto sul decennio 60-70, estendono al presente attuale dell'opera, ma lo estendono anche in senso passato, alla Seconda Guerra Mondiale. Perché la Seconda Guerra Mondiale? Perché è stato quel momento di violenza che ha cambiato il corso della storia, cui Karima Wynn ha ricevuto memoria storica, ma non ha vissuto di prima persona. Ecco, questa è un esempio di un'opera che non passa di visita guidata online. Qua il video dovete vederlo, qua dovete sentire l'audio. Però era anche un'opera talmente importante che non volevo passarla sotto silenzio, e almeno adesso un'idea del lavoro di Karima Wynn e della sua proposta artistica, credo ce l'abbiate. Ecco, la musa, una donna afroamericana, è la classe. Ok, un pochino meno, adesso un sospiro di sollievo. Vai. Con le prossime due artiste continuiamo a toccare questo tema, il rapporto tra individuo e storia, ma in maniera più rilassata, non così completa e articolata come Karima Wynn. Hugh Williamson, inglese, 1941, la famiglia si trasferisce a Cape Town in Sudafrica nel 1948. Lei affronta questo tema delle battaglie sociali, innanzitutto con mezzi video, fotografico, installazione, laboratori, workshop, seminari, anzi, diciamo più seminari, ma lo fa innanzitutto con la realtà che vive, quindi il Sudafrica negli anni dell'apartheid, e successivamente estende a tutto il mondo. Ed ecco l'opera Other Voices, Other Cities. Se diamo uno sguardo generale, percorrendo, scorrendo le varie fotografie sulla parete, possiamo notare un colpo d'occhio che si tratta di città, tutte città diverse, dove vedo gente più o meno comune che tiene in mano lettere di materiale che pare proprio comune per poter scrivere degli slogan. Alcune città sono facilmente riconoscibili, ecco questa, New York. Lo skyline di New York è immediatamente riconoscibile e lo slogan è addirittura una banalità trita, infatti, forse un manifesto su cui Barbara Kruger si accanirebbe ferocemente. Però possiamo accedere. Ah, questa qua. Abbiamo. Ah, mi si stanno togliendo le cuffie. Una metropoli orientale dove non c'è tempo per passeggiare. Ed è Hong Kong. Possiamo scegliere. Lassù in alto, chi di voi è stato a Cracovia può riconoscere il muro del ghetto. Più su, ancora più su.
Eccoci, la gioventù si confronta con la storia. In tutte queste città, Sue Williamson si è circondata di un gruppo di volontari e ha cominciato a riflettere sulla domanda: qual è l'anima di questa città? In un'epoca di globalizzazione, tu sei qui e non altrove, quali sono i pregi della città? Quali sono i difetti della città? L'anima della città, che è caratterizzata dalle storie singole, dalla storia che l'ha attraversata. Ebbene, il gruppo dibatteva una serie di frasi che dovevano caratterizzare l'anima della città e la frase scelta veniva poi realizzata in lettere di materiale comune, tutto in stampatello, colorate molto semplicemente, si sceglieva una location e si faceva una fotografia. E lì capitavano cose anche interessanti. Qua siamo davanti al Reichstag di Berlino. Hanno fatto due foto e dopo vediamo questo. Perché è intervenuta la polizia. Lo slogan era: desta un poco di sospetto se tu hai troppi soldi. E nel momento in cui doveva essere fotografato un poco di sospetto se tu hai troppi soldi, ecco, c'è stato un momento di confronto con la polizia. Non si voleva che una frase del genere venisse fotografata davanti al Reichstag, e il gruppo ha deciso di manifestare, protestando, facendo finta di mantenere in mano le lettere, una forma di censura. Voglio concludere ancora con questa, perché è per il mio amore per la poesia. Siamo a Maputo, se qualcuno di voi c'è stato, può riconoscere il murales di un barrio dove ci sono i due poeti e attivisti civili, Noemia de Souza e José Claveirinha. L'anima di Maputo vive nei versi di questi due poeti. Quello che noi cominciamo non potrà mai essere fermato. Se in questa interrogazione, riflessione su il rapporto tra individuo e storia, Carrie Mae Wilms si mette in gioco in prima persona e dà una risposta molto soggettiva, mentre Sue Williamson pare registrare obiettivamente le risposte date da un gruppo, Jenny Holzer ci sbatte di fronte al documento in tutta la sua crudezza. Sworn Statements del 2019. Fa parte dei lavori di Jenny Holzer su materiale governativo liquidato relativo alla situazione in Medio Oriente nei primi anni del XXI secolo. Per Sworn Statements si tratta delle dichiarazioni giurate che il Criminal Investigation Committee nel 2004 raccolse in seguito a uno scandalo sorto per come dire, i media diffusero la notizia che i militari americani in una base in Afghanistan stavano perpetrando crimini contro l'umanità, contro i detenuti. Allora il Criminal Investigation Department fece partire l'inchiesta, raccolte numerosissime dichiarazioni giurate, con statements, ma tutto si concluse con l'impunità per i militari, in quanto venne detto che alla fine no, questi crimini non erano stati commessi. Come ce lo installa Jenny Holzer? Quello che vediamo è il testo dei sworn statements, delle dichiarazioni giurate, e il testo noi lo leggiamo, è qui davanti a noi. Ogni sworn statement lo riconosciamo abbastanza chiaramente perché tra l'uno e l'altro c'è un nero e ogni dichiarazione ha un colore e un'animazione che la caratterizzano, quindi non confondiamo i documenti. Scorrono in questo modo, li possiamo leggere. Alcune volte no, alcune volte un'animazione copre soltanto una faccia del bipedo, altre volte le copre invece tutte, alle volte uno sworn statement può essere interamente censurato, alle volte va talmente veloce che in pochissimi secondi sono comprate tutte le lettere, ma molte, la maggior parte dei documenti io li ho davanti. Il fatto è che è lungo. Dura molto di più di questa nostra visita guidata, non so neanche quanto, ma la sensazione è che duri molto più di un'ora. E questo è importante per Jenny Holzer. Il documento è lì, c'è, basta che lo leggiamo. Ma la verità, una parola molto importante nella sua arte, ed è comprenderla o conoscerla è un altro paio di maniche. Ultimi minuti, dai, ce la stiamo facendo, ultimi minuti, ultime tre artiste ci permettono di riassumere alcuni temi trattati, in particolare l'elemento partecipativo, la parola e la narrazione,
attenzione e verrà, è soggettivo anche, l'aspetto soggettivo, perché verrà molto forte fuori il tema, una dialettica tra io e altro. E quale opera migliore per introdurre il tema che il diamante dell'alterità, caleidoscopio per i moti dell'anima, che l'artista greca Maria Papadimitriou, classe 1957, ha fatto per la mostra. È una seducentissima nave spaziale, astronave qua planata, che si ispira dichiaratamente a una frase di Rimbaud, quella che troviamo nella lettera del veggente. Io è un altro. Io è oltre la soggettività. Io non resisto ad associare a questo pensiero come di Rimbaud e come ce lo ripropone invece Maria Papadimitriou. A associargli una frase di Mario Merz che trovo estremamente risonante. L'uomo è più cosmico se non si guarda allo specchio. E allora guardiamoci invece, guardiamo come gli specchi di Papadimitriou ci restituiscono a noi stessi e all'ambiente che ci circonda. Oh, è una delle opere più fotografate. Cynthia Marcel, Brasile, 1974. L'artista riflette nelle sue opere, che sono installazioni, performance, video, su temi quali l'ineguaglianza, quali il rapporto di potere, la violenza e la protesta, la gerarchia, ma lo fa ovviamente come tema politico, sociale, ma non soltanto. Riflette su queste relazioni di potere anche riguardo al rapporto con i materiali, al rapporto con lo spazio. Ecco, l'opera presente da noi, Family in Disorder, credo condensi molto bene questi aspetti. L'opera nasce a Oxford un paio d'anni fa e qui è alla sua terza edizione. Come si compone di due stanze con installazione site specific. Una stanza deve essere più piccola dell'altra, ed ecco, nella stanza più piccola viene installato site specific, cioè per questo spazio preciso, un tappeto e una barriera, l'artista la chiama barricata, un materiale molto comune, evocativo, ad esempio i gessetti che ci fanno pensare all'educazione. Il mattone, la costruzione della casa, la possibilità di avere una casa. Ecco, questa stanza viene letteralmente copiata e incollata nella seconda stanza che deve essere più grande della prima. Quindi un gruppo di lavoro selezionato insieme all'artista ha a disposizione del tempo per decostruire, aprire, distruggere, ricostruire la barricata, occupando tutto lo spazio, trasformando quindi l'installazione site specific, ma senza un progetto predefinito. L'artista neanche partecipa al gruppo. Lei vuole diventare spettatrice della sua stessa opera, non più autrice. Saranno le dinamiche, relazionali all'interno del gruppo, a poi definire le scelte di ogni singolo componente o di questa piccola società nel distruggere, far esplodere, oppure nel ricostruire,
Sento dei rumori. Oppure nel ricostruire. Noi hanno lavorato 5 persone per 10 giorni e io e Michela abbiamo avuto la fortuna di poter partecipare a questa attività. Ultima artista, la francese Sophie Cal, 1953. Utilizza il mezzo audio-video con dei suoi testi, oppure anche delle azioni di tipo concettuale. Non so come dire, riesce ad esprimere, io la definirei in modo quasi crudele, riesce ad esprimere la vulnerabilità umana. Le distorsioni, le ipocrisie, le distorsioni emotive che avvengono quando esponiamo la vita privata. Della serie Pasque, una selezione di 5 foto, il progetto Pasque nasce così. Lei scatta questa foto e si chiede perché ho scattato questa foto, cosa mi ha spinto a schiacciare l'otturatore? E questa è la risposta che si dà. Perché ho trovato su internet una definizione che mi riguarda, che in 7 parole dice Sophie Cal, artista, senza figli per scelta. In altri lavori lei ha anche ironizzato su questo fatto che venga valutata anche perché si è dimenticata di fare figli. E tra l'altro internet, il lavoro di Sophie Cal ci permette di riflettere su come questa ossessione dello sguardo che internet ha reso veramente capillare. Questa distribuzione, condivisione, consumo di immagini abbia favorito, si sia reso complice a forme di perversione che sono parte della nostra quotidianità oramai. Guardiamo cosa succede se noi seguiamo la volontà dell'artista. L'artista non ci fa vedere prima le foto, l'artista ci fa vedere prima la frase. Perché mi hanno detto che è morta al giorno delle sue nozze. Noi fantastichiamo e solo dopo svegliamo la foto e rompiamo la tensione. Perché la sua semplicità, perché la sua solitudine, perché la sua miseria, perché la sua brutalità. Perché quella separazione tra ciò che annuncia e ciò che racconta, perché la sua dignità, perché la sua infinita tristezza. Sala delle feste, sala da feste. Perché è equivoco. Prende il sole e sbronza. Si offre, dorme. È stata stuprata? È morta. La gente qua ride quando solleva il telo. È evidente che la tensione evidentemente è forte, conscia o inconscia, ed è stata spezzata. Con l'ultima immagine. Voglio usare l'ultima immagine per salutarci e che questa immagine ci conduca alla fine di Push the Limits e all'ultimo lavoro per la tentazione di seguirla, la linea bianca. Questa volontà di andare oltre, andiamo a salutarci da Marisa Merz, madrina, ospite, donna di casa di questo progetto. Ecco, sull'opera di Marisa io non voglio dire niente. Qualunque parola in questo senso sarebbe insufficiente ed eccessiva. C'è un suo disegno su tavola che io amo molto e mostra una che pare nell'atto di porgere orecchio, di porsi in ascolto. E allora vorrei che ascoltassimo il silenzio dell'opera, che è un silenzio tutt'altro che vuoto, perché sono profondamente convinto che ci insegni il coraggio a stare, a scegliere. E
e a spingere lo sguardo al di là. Solo 10 secondi e poi ci salutiamo. Grazie per essere rimasti con noi. A presto.